Audio Jungle. Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con WISP Sport per tutti estate. L'estate sta finendo, ma noi andiamo ancora avanti con questi appuntamenti estivi per conoscere gli sport, le discipline sportive dell'Unione Italiana Sport per Tutti Abruzzo e Molise. In questa lunga e calda estate abbiamo già proposto a voi telespettatori diverse discipline sportive, abbiamo parlato di diversi appuntamenti ed eventi che si sono tenuti in quest'estate nella nostra regione proprio grazie alla WISP. Questa sera parliamo di calcio e lo facciamo con il coordinatore provinciale della Lega Calcio di Pescara della WISP, ovviamente Vincenzo Maselli, che saluto e ringrazio. Buonasera Vincenzo. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Grazie a te ovviamente Vincenzo per aver accettato e accolto il nostro invito. Parliamo di calcio, parliamo un po' di quello che, non me ne voglia qualcuno, un po' il fiore all'occhiello della WISP Abruzzo e Molise, il settore calcio di Pescara che da tanti anni propone davvero delle stagioni calcistiche importanti, di grande prestigio, seguitissime, con tanti atleti che settimanalmente scendono in campo. Vincenzo, tra qualche settimana, lo possiamo dire, si ripartirà per una nuova stagione, è così? Assolutamente sì, le intenzioni della Lega Calcio di Pescara, Pescara Chieti, è di ripartire con i campionati venerdì 17 settembre. Molti dicono Pescara-Manzie venerdì 17, no. Diamo un calcio alla Scaramanzia e speriamo che porti bene. Il nostro desiderio è ripartire venerdì 17 e speriamo che le autorità locali e la situazione ce lo permetta. Teniamo presente che domani finiscono le iscrizioni, a dispetto della situazione che è quella che è ormai da due anni. Abbiamo dei buoni numeri, siamo soddisfatti, soprattutto considerando appunto la situazione particolare, e l'intenzione appunto è di ripartire a pieno organico e a pieno ritmo, sperando questa volta di poter completare in maniera canonica tutti i campionati. Quindi siamo moderatamente soddisfatti. Hai detto bene Vincenzo, dopo due anni difficili, complicati, insomma voi avete sempre lavorato, ovviamente i campionati si sono dovuti fermare e la stagione è stata interrotta l'altro anno ovviamente per l'emergenza sanitaria, ma voi avete continuato a lavorare, gli uffici aperti, sempre a disposizione di squadre ed atleti. Si riparte, come dicevi tu, con l'auspicio che si possa portare a termine la stagione, ma io vorrei fare un passo indietro e parlare brevemente di quello che è stato nell'ultimo anno e mezzo, in quasi due anni. È stata dura, è stata difficile andare avanti, però insomma il settore calcio della WISP ha tenuto la barra dritta. Ma allora io tengo a precisare, mentre il 2019-2020 purtroppo il campionato fu interrotto a marzo e non c'è stata più possibilità di riprenderlo, tant'è vero che anche se a malincuore i campionati sono stati annullati, quest'anno abbiamo fatto qualcosa di meglio, nel senso che siamo partiti a ottobre del 2020, questa partenza a ottobre perché all'inizio non si riusciva a capire l'utilizzo degli spogliatoi e discorsi vari, quindi abbiamo perso un mese di tempo, dopo siamo partiti e dopo due giornate siamo stati fermati. A questo punto
riproponeva lo stesso problema dell'anno precedente. Abbiamo avuto la forza e la capacità, anche grazie ad alcune squadre, di riprendere e fare comunque un mini campionato che comunque ci ha permesso di giocare maggio, giugno, luglio con le finali ai primi di agosto, quindi è finito una ventina di giorni fa, non di più. Abbiamo fatto un campionato con 18 squadre tra senior e over e quest'anno siamo riusciti a incoronare sia i campioni provinciali dei senior sia i campioni provinciali dell'over, e questo per me è un fiore all'occhiello. Traendo spunto da questo particolare abbiamo subito riaperto le iscrizioni e queste 18 squadre che hanno partecipato a questo campionato, anche se in forma ridotta, allo stato attuale delle cose sono diventate 39 e contiamo di arrivare a 42-43 società entro i prossimi due giorni, e questo è un successo enorme. Diciamo che noi all'apice dell'attività pre-Covid avevamo 50 squadre, che sono tantissime per la provincia di Pescara, che non è una grande provincia, piccolina, eppure abbiamo raggiunto 50 squadre. Farne 42-43 in questa che dovrebbe essere la ripartenza, speriamo definitiva, è secondo me un successo di portata enorme, perché certifica che abbiamo giocato bene, abbiamo organizzato bene, c'è la volontà da parte delle persone di ripartire, pur se fra mille problematiche dovute al Covid, con migliaia di documentazioni da dover esibire per poter giocare. Però la volontà c'è, noi stiamo cercando di semplificarle il più possibile. E chiaramente invitiamo tutti alla vaccinazione, prima di tutto perché è una soluzione, l'unica soluzione ideale per combattere il Covid, e anche perché a un certo punto bisogna fare ciò per poter partecipare serenamente alle competizioni. Quindi speriamo che il peggio ce lo siamo lasciati alle spalle. Bisognerà certamente fare sempre attenzione, dedicare le dovute attenzioni a tutte le forme di assembramento che noi facciamo per poter giocare, però diciamo che si comincia a intravedere la luce intorno, in fondo al tunnel, e questo è una cosa, è un messaggio molto molto positivo. Parlavi della documentazione, insomma, di tutte le problematiche anche burocratiche che avete dovuto affrontare e sistemare proprio per far partire il prossimo 17 settembre la nuova stagione del calcio della Lega WISP Pescara a Chieti. Per quanto riguarda proprio la documentazione degli atleti, cosa occorrerà per poter partecipare ai vostri campionati? E mi riferisco ovviamente al Green Pass. Allora, premetto, noi abbiamo fornito un protocollo WISP molto dettagliato che le nostre squadre comunque hanno adottato già a ottobre, quando siamo ripartiti, ottobre 2020, per la scorsa stagione. È stato ripreso ad aprile e riproposto perché non c'erano delle sostanziali variazioni, e quindi le squadre sono, sotto questo punto di vista, sono già addestrate. Ora sta venendo fuori il discorso del Green Pass, che questo è venuto fuori da un paio di mesi a questa parte, dove è vero che allo stato attuale delle cose, in teoria, per poter giocare a calcio all'aperto non c'è bisogno del Green Pass, però per poter accedere agli spogliatoi, per potersi spogliare, per potersi fare le docce, è obbligatorio. Quindi alla fine è come che fosse obbligatorio per poter giocare, perché è inconcepibile pensare possiamo di fare... Possiamo dire, Vincenzo, possiamo sì. Dire che è vivamente consigliato avere il Green Pass? Certo, allora, quello stavo arrivando a questo. Diciamo che è vivamente consigliato perché per poter accedere agli spogliatoi bisogna comunque averlo. E comunque devo dire che abbiamo fatto una campagna di sensibilizzazione con le nostre società, che se all'inizio, devo dire, alcuni erano resti per dire vabbè, ma questo significa che dobbiamo obbligare a vaccinare, ci sono delle limitazioni alla persona, e dopo invece, capito ormai la situazione, capito che è l'unico sistema, devo dire che in massa hanno capito questo discorso e tutti quanti si sono attivati affinché i propri giocatori
che dopo la problematica era soprattutto sui senior che sono più giovani, perché sull'over grosso modo insomma era molto relativa, e hanno fatto in maniera tale che i propri giocatori si vaccinassero, ottenessero il Green Pass, in maniera tale da poter giocare serenamente tutti quanti, perché il problema fondamentale è quello, che tutti quanti hanno voglia di tornare a giocare, però giocare in maniera adeguata, senza la spada di Damocle di eventuali contaminazioni. Quindi devo dire che sotto questo punto di vista il messaggio che è passato dalla WISP nazionale in primis, ma comunque dalla WISP Pescara, è che è conveniente e bisogna assolutamente in senso civico vaccinarsi, e devo dire che la risposta è stata più che positiva. Bene Vincenzo, allora entriamo nel vivo della prossima stagione calcistica e poi ti chiederò anche qualcosa sul settore arbitrale, che è un altro fiore all'occhiello del settore calcio WISP Pescara Chieti. Allora, hai parlato di 42-43 squadre, ora non sono ancora chiuse le iscrizioni, sono un bel numero. Vogliamo parlare dei campionati, quali saranno i campionati che voi aprirete il 17 settembre? Certo, allora noi abbiamo due tipi di campionati: il campionato senior, che a cui possono partecipare i giocatori dai 16 anni compiuti in su, quindi diciamo quello più giovanile, e il campionato over 40, dove possono partecipare i nati dal 1982 ed antecedenti. E per quanto riguarda il campionato senior, fino all'anno scorso avevamo ancora la possibilità di fare due categorie, la categoria di Serie A e la categoria di Serie B. E quest'anno, visto i numeri, abbiamo deciso di non fare le due categorie, magari le riproporremo l'anno prossimo, e di fare un'unica categoria, chiamiamola Serie A o campionato provinciale, alla quale dovrebbero essere 15 squadre partecipanti. Per quanto riguarda invece il campionato over 40, la richiesta è stata maggiore, dovremmo essere 26-27 squadre, suddivise appunto in due serie, Serie A e Serie B, con promozioni, retrocessioni e comunque playoff annessi. Bisogna tenere presente che per quanto riguarda i senior, dopo finita la fase provinciale c'è la fase regionale, mentre invece per gli over, dopo la fase regionale, perché è catalogato come fase regionale, ci sarà la fase nazionale direttamente. Quindi questi sono gli dati massimi, ripeto, mancano ancora due giorni, quindi questi numeri sono suscettibili a qualche piccola variazione, ma certo. Grosso modo è questo il numero. Quindi abbiamo tutte le intenzioni di partire il 17 settembre. Stiamo chiedendo in questi giorni al Comune di Pescara, che è quello il nostro maggiore interlocutore per quanto riguarda i campi, delle delucidazioni in merito appunto del Green Pass, in maniera tale da poter fare tutto adeguatamente e cercare di minimizzare la documentazione, cercare di accorpare certi tipi di documentazione in maniera tale che non una società non debba scrivere un libro ogni volta che deve fare una partita di calcio. Quindi con le dovute precauzioni, con i dovuti documentazioni, però non in maniera troppo burocratizzata, altrimenti non se ne viene fuori più. Quando si comincia con la burocratizzazione finisce anche lo sport. Siamo quasi in chiusura, Vincenzo, ti chiedo brevemente, in un minuto, non di più, di spendere due parole sul settore arbitrale della WISP, settore calcio Pescara Chieti, perché questa è una componente fondamentale del gioco. Certo, allora, ricordando che il responsabile del settore arbitrale è Paolo Vallone, che si avvale della collaborazione di Ferdinando Di Simone e Luigi Sperandeo, e il fiore all'occhiello, perché devo dire che come tutte le estati le nostre terre stanno arbitrando delle amichevoli del Pescara, le amichevoli del Chieti, tutte le squadre principali della regione Abruzzo, semi professionistiche. Cerchiamo sempre di migliorarci come al solito, perché anche noi comunque siamo un po' arrugginiti, perché in un anno e mezzo le partite non sono state tante, però devo dire che ci sono numerosi elementi che stanno abbastanza giovani, che si stanno inserendo bene. Devo dire che sono moderatamente soddisfatto. Ovviamente bisogna sempre migliorarci e faremo di tutto per migliorare il servizio da dare alle società.
Grazie, grazie Vincenzo Maselli. Siamo in chiusura, dunque lo ricordiamo, l'appuntamento per il via ai campionati di calcio WISP del settore provinciale Chieti-Pescara è quello del 17 settembre. Grazie dunque a Vincenzo Maselli che è il coordinatore provinciale della Lega Calcio Pescara-Chieti. Buon lavoro Vincenzo, buon inizio di stagione, poi ovviamente avremo modo durante l'anno nel corso delle nostre trasmissioni di seguire le partite del settore calcio WISP. Grazie Vincenzo, buona serata a te e grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi e per la visibilità che ci concedete. Grazie e buon lavoro. Grazie a Vincenzo Maselli, grazie a voi amici telespettatori per averci seguito. L'appuntamento con WISP Sport per tutti estate è rimandato alle prossime settimane. Buona serata. Audio Jungle. Audio Jungle.